Ok, iniziamo che oggi ne abbiamo un bel po' e vi consiglio anche se volete scaricarvi le slide e seguirle, no, perché non sarà facilissimo. Solite cose, solite letture serali consigliate. E oggi parliamo di questi 3-4 macro argomenti, ok? Crittografia simmetrica, crittografia asimmetrica, firme digitali e autenticazione, message authentication codes. E allora partiamo con crittografia simmetrica. Di cosa si tratta? È una chiave segreta, mediante la quale cifrano i messaggi e parlano. E ci sono due tipologie di cifrari simmetrici principali: cifrari a flusso e cifrari a blocchi. Cifrari a flusso ne avete già visti anche, ne abbiamo parlato un po' l'altra volta, ne avete fatto qualche challenge a riguardo. E di cosa si tratta? C'è una chiave tramite la quale si genera un key stream, okay, un flusso di bit provenienti da questa chiave, che vengono posti in XOR con il testo. Ricordiamoci, lo XOR è un'operazione invertibile, si inverte semplicemente riapplicando lo XOR con lo stesso bit, e quindi mittente invia dati, destinatario rimette in XOR e riottiene il testo che il mittente voleva. C'è un problema però, l'abbiamo già visto, non è facile generare questi bit qua. I due metodi principali sono quindi con generatori di numeri casuali crittograficamente sicuri, avete visto che quelli non crittograficamente sicuri sarebbero un problema, e un modo altrettanto elegante sono gli shift registers. Perché elegante? Perché in realtà è molto semplice da definire e da implementare in hardware, perché alla fine vogliamo far comunicare in maniera sicura anche dispositivi embedded, cose dove non è che andiamo a montare un Intel i7. Quindi vabbè, questo abbiamo visto. E questo. Cosa sono registri a scorrimento? Sono circuiti logici, molto semplicemente, composti da una serie di flip-flop. Non ci interessa troppo la parte elettronica, però flip-flop possiamo immaginarli come dei registri che salvano dati, salvano un bit, lo tengono in memoria e se c'è bisogno lo buttano fuori, oppure se c'è bisogno aggiornano il loro valore. E la classe più facile di tutti i registri a scorrimento sono i registri a scorrimento a retrazione lineare. Cosa vuol dire? Serie di flip-flop, ognuno con il suo dato salvato. C'è il clock che C'è il clock elettronico, un segnale, insomma, che controlla il circuito. Quando commuta, tutti i valori vengono spostati verso destra, in questo caso, in questa slide. E la retroazione è semplicemente che quando un valore passa, oltre ad andare al prossimo registro, oppure andare in output nel caso fosse in S0, in FF0, torna anche indietro, okay? Perché giustamente scorrono tutti da una parte e quello, l'ultimo, FF2, non rimarrebbe senza valore. Allora si ricalcola il suo valore applicando semplicemente un XOR di tutti i valori contenuti negli altri registri. In questo caso sarebbe lo XOR del valore che era contenuto nel flip-flop 1 più il valore che era contenuto nel flip-flop 0, ma più in generale si potrebbe applicare con qualsiasi valore. Quindi questo è un esempio generico di un LFSR con M flip-flop, dove vediamo gli archi verticali sono interruttori, se sono aperti il dato passa, se sono chiusi il dato non passa, c'è un XOR generale di tutti questi e viene ributtato dentro il numero. E va bene, questo è un modello matematico di quello che sta succedendo, ok? L'ennesimo valore, come viene calcolato SM, dà la somma nel campo di Galois 2, e di tutti linea di feedback P per il valore contenuto nel registro. La chiave dove sta? La chiave sta in quali feedback sono aperti e in quali feedback sono chiusi. Questo è un modo elegante e semplice appunto da implementare, da proprio basta qualche flip-flop, basta qualche transistor, per avere dei numeri, un key stream con buone proprietà di casualità. Però c'è un problemino. Come al solito, in tutti questi attacchi ci mettiamo nella situazione in cui ci sono
Alice e Bob che vogliono comunicare, c'è Eva in mezzo che origlia, Leavesdropper. E facciamo finta che quello in mezzo conosca, cioè ovviamente chi è in mezzo riesce a intercettare tutto il traffico sparato nel canale, quindi vede tutto il ciphertext. E facciamo finta che conosce anche il plaintext corrispondente. E questo non è un caso molto strano, nel senso che la maggior parte dei messaggi iniziano con dei saluti, oppure se è un documento HTML inizia con doctype HTML, quindi non è un caso così inventato. Allora, da plaintext e ciphertext, mettendo link XOR, proprietà dello XOR, ricostruisco il keystream. E una volta che ho il keystream, beh, gli LFSR sono lineari, linear feedback. Quindi posso costruire un sistema lineare in modulo 2 di m equazioni in m incognite e riscoprire qual è la chiave. Va bene? Quindi sì, lo sono, lo erano, è meglio non usarli, almeno non lineari. Ci sono anche non lineari, ci sono Shift Register Multipli, che sono molto meglio, però chi li ha soppiantati per primo è stato ARC4 di Ron Rivest, l'hanno già scritto, e questo viene ancora in qualche versione un po' poco aggiornata, utilizzato in TLS, SSL, WEP. WEP è il Wi-Fi, quelli vecchi. Il perfetto esempio di crittografia implementata male. WEP potete romperlo con il computer in 30 secondi e scoprire la chiave del Wi-Fi. C'è un tool, si chiama Airgeddon, se qualcuno vuole provare. E come funziona ARC4? Allora, c'è una chiave da 5 a 32 caratteri, supporta questo, e il Key Scheduling Algorithm, o KSA, questi sono metodi di inizializzazione con cui tramite la chiave si imposta tutto il sistema per poi andare a generare il keystream. E di cosa si tratta? Si inizializza un vettore, una lista, S, a tutti i caratteri, dall'1 al 250, a tutti i numeri, da 0 a 255, 256 caratteri in totale, e poi si applica questa cosa, che semplicemente andiamo in funzione della chiave a scambiare valori all'interno di questa lista. Ok? Così da ritrovarci con un vettore S che di fatto è una permutazione dei valori che dipende dalla chiave, quindi nota solo a chi ha la chiave. Fatto questo, vengono generati i numeri pseudo casuali, come, seguendo questa semplice procedura, che si va a prendere due valori, li scambia, quindi non rimane sempre la stessa permutazione, viene continuamente aggiornata la lista S. E viene dato in output S in posizione SI più SJ, ovviamente in modulo, quindi andiamo circolarmente. Va molto bene, questo insomma se l'è cavata non male questo tipo di cifrario, però già nel 2001 c'era qualche attacco non molto applicabile in pratica, ma poi nel 2015 questo no more attack, e no more dice tutto, ha fatto sì che venisse completamente soppiantato, e tanto che maggior parte dei browser tipo TLS, SSL, se qualcuno richiede di usare ARC4, dicono meglio di no. E c'è un progetto che è stato in corso, ancora in corso, che si chiama Project eStream, che punta a individuare cifrari a flusso da utilizzare nel 2019 e avanti. Però vabbè, è difficile quindi inventarsi cifrari che funzionino bene. Ci siamo spostati, si è spostati tutti quanti nei cifrari blocchi. Perché? Sembrerebbero più difficili da analizzare, più difficili, riescono ad applicare cose, non serve la linearità, tipo dei registri a retrazione, e hanno una buona sicurezza. Come facciamo un cifrario a blocchi? Beh, prendiamo in prestito un risultato dalla teoria dell'informazione, che il buon Shannon ci ha detto che le due primitive crittografiche da utilizzare per realizzare un cifrario che sia resistente a maggior parte degli attacchi sono la confusione e la diffusione. Che cosa sono queste signorine?
La confusione è semplicemente offuscare la correlazione che c'è tra chiave e il testo cifrato. Ok? Ad esempio, qui un esempio, che è il cifrare di Cesare, questo l'avevamo visto l'altra volta, attack and down, scorriamo di 3, quello lì è il testo cifrato, non si nota immediatamente il legame che c'è tra la chiave e il testo cifrato. Non basta, vabbè, scusate, come si fa di solito la sostituzione, la confusione si fa con la sostituzione, ovvero con le S-box. Un S-box è una tabella dove a un valore ne corrisponde un altro e si va a sostituire, quindi più o meno quello che faceva anche ARC4. E questo è un buon modo per fare confusione. Non basta, serve anche avere diffusione. Come si fa? Cosa vuol dire avere diffusione? Vuol dire mascherare le proprietà statistiche del testo, ad esempio la correlazione che c'è tra lettere. Se stiamo parlando inglese ci saranno tante E, l'abbiamo visto anche questo l'altra volta, oppure, non so, le doppie, se c'è una T in italiano probabilmente dopo c'è anche un'altra T, tutte queste cose. E come si può fare? Beh, questo è un esempio molto banale, come si fa di fatto con le P-box, permutation box, e che sono anche queste tabelle, solo che invece di essere tabelle di sostituzione, che mappano magari anche a spazi più piccoli, sono permutazioni, quindi invertibili, semplicemente, che vanno a scambiare la posizione delle lettere. Ricordiamoci sempre che le permutazioni non aumentano la sicurezza di niente, perché una permutazione, se è nota, è invertibile, è facilissima da invertire, non vanno a aumentare la sicurezza. Però diffondono il testo, e se dopo si fa sostituzione, che quella lì sì che dovrebbe aumentare la sicurezza, e abbiamo tolto qualsiasi correlazione con il testo, con il plain text, il ciphertext e la chiave. Quindi un cifrario, un tipo di cifrario che applica continuamente confusione, diffusione, è detto cifrario del prodotto, molto brutto in italiano, più bello product cipher. E adesso vediamo il cifrario del prodotto, il primo per eccellenza che se ne è uscito. Com'è andata la storia? La storia è andata che nel 72 il National Bureau of Standards ha deciso che ci serve un cifrario che sia standardizzato, che sia sicuro, che tutti possano usare senza doversi rifugiare sotto il letto. E quindi una call for requests. La più promettente arriva nel 74 dall'IBM, si chiamava Lucifer, aveva una chiave lunga 128 bit che inizializzava tutto e cifrava blocchi di 64 bit. E va bene, poi si è messa in mezzo sempre in quegli anni anche l'NSA, quindi ovviamente tutta la gente si è messa in mezzo l'NSA, chissà cosa stanno facendo, e che tra le altre cose ha anche influenzato di ridurre la chiave da 128 a 56, che puzza, però in realtà era sicuro lo stesso. E nel 77 Lucifer, con tutte le modifiche apportate, è stato battezzato il Data Encryption Standard. Quindi, cos'è? È un cifrario a blocchi, la cui struttura generale è quella di una rete di Feistel, si chiama, e il pro di questo è che ovviamente, insomma, erano comunque gli anni 70, 80, non c'erano potenza computazionale gigantesca, e servivano ancora cose molto efficienti in hardware, oltre che in software. E la rete di Feistel hanno i cifrari di Feistel, quelli che si basano su questa architettura, hanno la bellissima proprietà che criptare e decrittare è la stessa cosa praticamente, solo che bisogna scambiare un po' l'ordine delle chiavi, ma l'operazione è la stessa. E come funziona? Beh, il testo è diviso in due pezzi, parte sinistra e parte destra. La parte, una delle due, in questo caso la parte destra, in DES, entra in una certa funzione, detta funzione di Feistel, che adesso andiamo a vedere come funziona, che fa confusione e diffusione, e viene usata, qui c'è scritto un XOR, viene messa in XOR con la parte sinistra, quindi va a modificare la parte sinistra, e poi queste due vengono scambiate, così che al prossimo giro sarà la parte sinistra ad essere modificata ed influenzare la parte che prima era destra. E avanti, avanti, avanti. Ogni blocco, ognuno di questi pezzi che portano confusione e diffusione, viene detto round. Molto facile. E le chiavi
vengono dette le chiavi di round, le round keys, che non sono la chiave originale che noi diamo. Noi DES vuole una chiave di 64 bit, di cui poi uno ogni 8 viene saltato, quindi alla fine sono 56, e una sola. E DES ha 16 round, ha 16 di queste cose ripetute. Quindi c'è un key scheduling algorithm, anche in questo caso, che da una chiave ne va a generare 16. Va bene, cosa fa la funzione di facetell? Ha questi quattro passaggi principali: espansione, poi va a fare magia con la chiave, sostituzione e permutazione, dove la sostituzione è l'unico vero motivo per cui DES è sicuro. Sicuro, dopo vediamo. Però, ok, sostituzione, perché è l'unica applicazione non lineare di questo schema. Tutto il resto è lineare, tutto quindi è invertibile, quindi non fa nulla. Questo è un overview di quello che sta succedendo, di quello che succede con DES. Arriva il testo, 32 bit in input, entra in una funzione di espansione, che cosa fa? Niente di strano, che questa è lineare, semplicemente va a allargare il... No, non è lineare, è un'espansione, però. Va a ingrandire, da 32 bit ne crea 48. Come? Semplicemente duplicandone qualcuno. Perché ne servono 48? Perché la chiave, la round key, ha 48 bit e quindi viene messa in XOR con questi 48 e ci siamo. Ora, questi 48 vengono raggruppati in, questi 48 bit vengono raggruppati 6 in 6 e entrano nella sostituzione, okay, che è il cuore di DES, tolta questa, muore tutto, dalle quali escono 4 bit, quindi viene ristretto, e ne abbiamo 32 di nuovo, viene permutato. Perché per avere diffusione, quindi quello step è confusione, ora c'è la diffusione con la permutazione, e escono 32 bit, che erano quelli che sono entrati. Quindi, questa è la funzione di espansione. Bit, qualcuno viene duplicato, niente di particolare. Questa è la sostituzione, questo è il bello di come otteniamo una funzione non lineare con i bit. E abbiamo il numero, abbiamo i 6, il primo e l'ultimo ci danno una coordinata. I quattro centrali ce ne danno un'altra e ricordiamoci ci sono le S-box, okay, le tabelle di sostituzione dalle quali si vanno a pescare i valori, quindi uno ci dà la riga, l'altro ci dà la colonna e andiamo a prendere quel valore e lo andiamo a sostituire. Vanno 6 bit, quel valore, che in caso di DES sono 4 bit, quel valore, viene messo al posto di questo. E infine la permutazione che ricordiamoci non aggiunge nessuna sicurezza, semplicemente fa diffusione. E non è completa questo schema, cioè anche all'inizio, inizio, inizio di DES, prima del primo round, c'è una permutazione iniziale che non si capiva perché l'avevano messa lì e poi hanno semplicemente detto, bah, è solo perché i componenti elettronici erano messi in questo modo, quindi ci tornava comodo. Quindi, infatti una permutazione all'inizio non cambia nulla nella sicurezza, hanno detto perché l'avete messa, ma questioni di implementazione. Va bene, come generiamo 16 chiavi da una? In maniera che comunque siano chiavi non tutte uguali, se no facevamo anche a meno. E, beh, molto semplicemente andiamo a prendere la chiave 56 bit, tagliamo in due, 28 e 28, ok? E andiamo a fare degli shift circolari dei due pezzi singolarmente, cioè i 28 che girano da una parte e gli altri 28 che girano dall'altra, di uno o due posizioni a seconda del round. Uno, due, due, e avanti. E tutto qui in realtà. Adesso è questo. Come si decritta? Beh, si fa praticamente la stessa cosa, non l'approfondiamo qui perché sennò veramente non ci stiamo coi tempi, però essenzialmente la stessa cosa, solo che le chiavi si usano al contrario, perché bisogna invertire i round dall'ultimo, dal sedicesimo, fino al primo. Quindi XOR, XOR everywhere. E va bene. Cosa possiamo fare se siamo attaccanti o comunque se vogliamo testare la sicurezza di DES? Beh, come al solito c'è sempre la possibilità del brute force. C'è una qualche chiave, le proviamo tutte e salterà fuori. E è vero, ci sono 56 bit per la chiave, quindi abbiamo 2 alla 56 possibilità, che sono un po', ma non troppe, sono solo queste.
Però calcolate che nel 2006 si sono costruiti un supercomputer per 10.000 dollari, che sono pochi per un molto pochi per un supercomputer, che in una settimana rompeva adesso. Adesso è il 2019, penso che in molto meno si riesce a rompere adesso. Però comunque non è la cosa migliore da fare. C'è un altro tipo di attacco contro adesso, che si chiama criptanalisi differenziale. E come funziona? Beh, semplicemente si vanno a dare in input al cifrario delle coppie di testi di cui si conosce l'XOR, cioè quell'XOR costante, tipo un testo 0110 e un altro testo in modo tale che l'XOR tra questi due sia 0101, ok? Perché ci piace. Che proprietà ha l'XOR? L'XOR ha, no, l'XOR no, però la differenza. Le differenze, i delta, hanno la proprietà che attraversano l'XOR senza mai cambiare, perché se applico un XOR a entrambi, la differenza è ancora la stessa. Ok? Quindi con questo metodo si riesce a capire la chiave quale potrebbe essere, perché si riesce a vedere come si influenzano i bit l'uno con l'altro. Però, vabbè, poi c'è anche la criptanalisi lineare che è un po' più potente, un po' più efficiente. E le S-box, che sono funzioni non lineari, in questo caso vengono approssimate con funzioni lineari, quindi c'è anche un po' di probabilità giusto spruzzata in mezzo, e si riesce a fare di meglio. L'IBM, tra l'altro, quando hanno trovato la criptanalisi differenziale, se n'è uscita dicendo: ah, era ora che la scopriste, nel senso che evidentemente mentre progettavano DES l'avevano già vista, e infatti DES. C'è da dire che si comporta molto bene contro questo tipo di attacco. Perché? Perché questo tipo di attacco dipende esclusivamente dalla struttura delle S-box. Okay? Cioè, le S-box progettate bene sono comunque immuni a questo attacco. E quelle di DES sono progettate bene. Tanto che 16 round di DES non si riesce comunque a fare questa cosa. Servirebbe una quantità di coppie di testo e cifrati corrispondenti 2 alla 40, che capite che non è uno scenario realistico in cui io decido di far cifrare 2 alla 40 testi. Non è proprio un attimo. Però comunque non dobbiamo lasciare le cose al caso. Quindi, per aumentare la sicurezza, come potremmo fare? Al momento serviva una quick and dirty solution e hanno fatto questo. DES, messi assieme e sono inventati i triple DES. E c'è da dire che non è andata male, perché questo ancora oggi non si conoscono attacchi, né, a parte il solito brute force di tutto quanto, attacchi analitici per metterlo in crisi. Però nel frattempo è arrivato il nuovo millennio e hanno detto: beh, ci serve qualcosa che sia sicura, almeno quanto triple DES, però che intanto supporti più chiavi. In particolare hanno deciso l'NBS, che intanto ha cambiato nome in NIST, ha deciso intanto ci serve che supporti 128 bit, 192 e 256 bit di chiave, perché gli piaceva, e che sia sicuro ovviamente. Allora, nuova call per richieste, per proposte, concorsi e tutto quanto. Alla fine c'erano persone importantissime, tipo Rivest, quella gente lì che va submittato cifrari. Alla fine a vincere è stato il cifrario che si chiama Rindle, che è stato proposto da due ragazzi praticamente, e è diventato l'Advanced Encryption Standard, e che viene usato dappertutto letteralmente. E qui c'è una bella storiella di come funziona AES visto con i fumetti, che è molto carino, quindi ve lo consiglio. E va bene, questo abbiamo visto. Cifra blocchi di 128 bit, 16 byte, con chiavi che sono di 128, 192 o 256, appunto li doveva supportare tutti e tre, li ha supportati. Non è una rete di freestyle, hanno cambiato strategia, è una SP, Substitution Permutation, ok? Quindi qual è la differenza principale? È che non è che c'è un lato che va a influenzare quell'altro e poi li scambiamo, no, tutto quanto si sostituisce, tutto quanto si permuta e avanti al prossimo round. Questo, sostanzialmente. Questo non è AES, però era una bella immagine che dà una
un'impressione di cosa sta capitando. Come è strutturato? Allora, lo dividiamo. Ogni round è diviso in tre livelli, ok? Il livello di sostituzione, il livello di diffusione e il livello in cui entra là in mezzo la chiave a fare magia. Ognuno dei quali lavora, appunto, abbiamo detto, su 128 bit. Sostituzione. Entra un byte, viene applicata, secondo la solita S-box, S-box di AES, più grande di quella di DES perché lavora su più byte, e esce un byte corrispondente, quindi è da 1 a 1, non come prima che erano 6 bit che entravano e 4 che uscivano. Poi si fa diffusione. Come viene fatta la diffusione in AES? Viene fatta in due passaggi, che sono, si chiamano shift rows e mixed columns, e vediamo nell'immagine che dice meglio. Viene organizzato lo stato di DAES in una matrice 4x4 di byte, e ogni riga viene ruotata verso di me di U di 0 la prima, di 1 la seconda, di 2 la terza, di 3 la quarta. Okay? Se vedete, la prima resta invariata, la seconda c'è B1 che è uscito e tornato indietro dall'altra parte, nella terza riga ci sono B2 e B6, e avete capito. Non gli basta, per fortuna non gli basta, c'è anche Mix Columns, che invece di giocare con i byte va a giocare proprio sui bit, facendo cosa? Di ogni colonna calcola questo valore, okay? Ovvero va a moltiplicare una matrice, si lavora in GF8, quindi questi sono numeri esadecimali, c'è la X infatti, e si va a fare un prodotto matriciale, ok? E questi diventano i nuovi valori delle colonne. Questa matrice è invertibile, questa matrice non è singolare, è invertibile, e quindi si può anche tornare indietro. E alla fine, vabbè, il key addition è il key addition, si somma la chiave, si fa l'XOR con la chiave. Quindi un overview di quello che sta capitando. Inizia col plaintext, key addition, poi si sostituisce, shift rows, quindi diffusione, di nuovo key addition e si entra al prossimo round. E questo è anche visto da lontano tutto quanto, sostituzione, diffusione, bla bla bla. E AES non è una rete di Feistel, non basta girare le chiavi e fare quelle magheggi lì, bisogna proprio invertire tutto quanto, però vabbè, poco male, il prodotto per la matrice è invertibile, le permutazioni sono invertibili, le chiavi, se sappiamo la chiave, sappiamo anche tutte le chiavi di round, e quindi riusciamo a toglierle con l'XOR, e va tutto invertito. E se notate, qui non c'è mix column, perché Mix Column alla fine, vabbè, va a ruotare le cose, va a permutare, non aggiunge grande sicurezza. Allora hanno detto, perché fare cose in più che stressano solo l'hardware, se poi tanto non aumentano la sicurezza? E infatti non l'hanno fatto. Quindi l'ultimissimo round non ha quel livello, tutti gli altri però sì. Molto bene, e questo ha portato la generale transizione da DES verso AES. E per farvi vedere quanto bene funziona AES, ecco qui il logo degli spritzer cifrato con AES. E non ci piace, perché ci aspettiamo che cifrare non si veda più niente. Ma questa è colpa nostra, perché cosa ci aspettavamo? Cioè, AES lavora su 16 byte, quindi prende quei 16 byte, li cifra, si passa al prossimo blocco, 16 byte, li cifra. Se i due blocchi sono uguali, il risultato è uguale. Se l'immagine, questa è tutta bianca o tutta nera, vado a cifrare blocchi tutti bianchi, ovvio che esce sempre la stessa roba. Ma infatti AES non va usato da solo, ci sono delle modalità con cui utilizzarlo, modalità di operazione per AES. Quindi ACB è quella che abbiamo appena visto, non AES così, out of the box, non è proprio il top. Di meglio c'è intanto CBC, che cosa fa semplicemente questa modalità? Si prende ogni blocco, ogni testo viene posto in XOR con il testo col prossimo blocco prima che questo entri dentro effettivamente AES.
In questo modo c'è una continua variazione, anche se i testi sono tutti uguali, vengono fuori cifrati diversi ogni volta. Il primissimo che vedete, il primissimo testo, ovviamente non sappiamo con cosa metterlo in XOR, allora si usa un initialization vector, o che può essere anche tutti zeri, non è consigliabile usare tutti zeri, però non c'è un vero motivo per non farlo, o in generale un qualsiasi valore, che poi si può comunicare all'altra parte. Non è che se Eve in mezzo intercetta l'initialization vector riesce a rompere il cifrario, perché comunque vuol dire che riuscirebbe a rompere AES. Va bene, adesso arriviamo alla mia modalità preferita. Sì, ho una modalità preferita, non giudicatemi, che è counter mode, che trasforma AES e trasforma un qualsiasi cifrario a blocchi in un cifrario a flusso. Ok? Come invece di cifrare il testo, va a cifrare un contatore. 1, 2, 3, e avanti. In genere non si parte da 1, di solito si parte da un valore che si sceglie a priori. Partiamo da C59BC e poi avanti. Viene cifrato questo, esce fuori un testo e lo mettiamo in XOR con il nostro testo. Quindi, com'è che si decifra dopo? Com'è che si decritta tutto quanto? Si ricalcola il cifrato del contatore, si rifà lo XOR col ciphertext e si annullano i due contatori, i due cifrati del contatore, e ritorna fuori il plaintext. Molto bene, ora funziona tutto. Manca però la parte principale, che come ci scambiamo la chiave? Non è che per usare HTTPS io voglio andare fino in California per dire a Google: ehi, questa è la nostra chiave per questa sessione, poi torno qua e posso usare il computer. E quindi si inizia con la crittografia asimmetrica. Crittografia asimmetrica viene usata, intanto la vediamo così, come utilizzata per creare canali sicuri. Dopo lo vediamo anche utilizzata per le firme. Quindi, e ovviamente, perché torna anche utile oltre a installare il canale, torna utile anche perché se io e la controparte abbiamo la stessa chiave, vuol dire che abbiamo la stessa potenza, cioè possiamo fare entrambe le stesse cose. E quindi non siamo d'accordo che non c'è nessuno in mezzo che riesce a compromettere la connessione, però è anche vero che se fossi io in prima persona a voler fare danni, perché no? Ho la chiave. Quindi, crittografia simmetrica. Quindi, cosa vuol dire? Il paradigma generale prevede una chiave pubblica e una chiave privata, in qualche modo correlate. La chiave pubblica è pubblica, io vi do la mia chiave pubblica a tutti quanti, la chiave privata la tengo io. Con la chiave pubblica cosa si può fare? Si cifra. Voi volete mandare un messaggio a me, lo cifrate con la mia chiave pubblica. Il risultato è un messaggio che per tutti gli altri è indecifrabile, non deve avere senso. Quando arriva a me, io con la chiave privata lo riesco a decifrare. Quindi, questo è lo schema ad alto livello. E questo è come viene utilizzato in pratica. Non si usa letteralmente crittografia asimmetrica per mandarsi messaggi. Si usa per scambiarsi una chiave, con cui poi si usa crittografia asimmetrica. Va bene, allora, su cosa ci basiamo? Si basa crittografia asimmetrica principalmente su queste tre classi di problemi considerati difficili, che sono la fattorizzazione di numeri interi, i logaritmi discreti e le curve ellittiche, che in realtà sono logaritmi discreti però in un gruppo diverso. E partiamo da RSA. Prima di partire, una tabellina che vi mostra la sicurezza di crittografia asimmetrica comparata con quella simmetrica. Sicurezza di 80 bit vuol dire che se qualcuno vuole attaccarmi deve fare 2 all'80 operazioni, detta grezzamente. E per ottenere una sicurezza di 80 bit, che è quella che c'ha Triple Dash ad esempio, serve una chiave RSA di 1024 o una chiave in curve ellittiche di 160 e così via. Sapete leggere. E prima però ci serve un po' di matematica, tutti contenti? Per giusto l'essenziale per parlare di RSA. E quindi il concetto di gruppo, per arrivare a campi primi, cos'è il GCD e cos'è la FIDE Eulero. Allora, un gruppo è un insieme molto
cioè una definizione molto astratta, è un insieme di elementi e un'operazione, tale che l'operazione è chiusa associativa. Cosa vuol dire? Che elemento del gruppo, operazione, altro elemento del gruppo, esce fuori un elemento del gruppo. E associativa sono tre elementi, i primi due e il terzo, oppure gli ultimi due e il primo, è la stessa cosa. E esiste un elemento neutro, esiste l'uno, tipo parlando di moltiplicazioni, esiste l'uno della moltiplicazione, appartenente all'insieme di elementi, ed esiste l'inverso, ovvero dato un elemento, ne esiste un altro all'interno del gruppo che, se lo mettiamo con l'operazione che sarà quello che sarà, con l'elemento, esce fuori uno. Cos'è un campo? Beh, è un insieme di elementi dove le operazioni sono due e le chiamiamo addizione e prodotto. Non devono per forza essere l'addizione e il prodotto dei numeri interi, però con la stessa valenza, e per cui vale la proprietà distributiva, ovvero che A per B più C è uguale a A per B più A per C. Dove, ripeto, più e per non sono per forza il più e per dei numeri. E cos'è un campo di Galois? È un campo finito. Un campo finito. Campo. Contiene un numero finito di elementi. Bene, grazie a questo riusciamo a definire cos'è un campo primo, ovvero è GF, detto GFP, ok? Che è il campo di Galois, costituito dagli elementi in ZP, vi ricordate cos'è ZP? Sì, l'anello di numeri interi, da 0 incluso fino a P-1 incluso, dove P è primo. Ok? Quindi insieme con l'operazione più e l'operazione per, ovviamente sono numeri, la più è la più che conosciamo, la per è la per che conosciamo. Ottimo, cambiamo argomento, il GCD, cos'è il massimo comune denominatore? Spero che tutti lo sappiamo, il GCD di un insieme di numeri è il più grande intero positivo, ovviamente, che divide tutti quei numeri. La barra dritta, la vedrete, beh, oggi solo nella prossima slide, però torna comodo, vuol dire divide, ovvero 2 barra dritta 10 vuol dire che 2 divide 10, perché 10 è divisibile per 2, infatti. E può essere trovato molto velocemente, e questa non è una proprietà banale. E arriviamo alla fi de Eulero, che è bellissima. Se dovete farvi un tatuaggio e siete indecisi, non fatevi l'approssimazione di Stirling o di Dirac, tatuatevi questa. Che cos'è che va a fare? Detto anche toziente. Cos'è che è? Phi di n vi dice quanti elementi in Zn sono coprimi con n. Forse è chiaro? Nel senso, co essere coprimi vuol dire che il massimo comune denominatore tra i due elementi è 1. Okay, tipo 3 e 8 sono coprimi, okay, anche se non sono primi, 8 non è primo, però sono coprimi tra di loro. E vi conta gli elementi coprimi, perché è utile questo? Perché un elemento in Zn, in un anello, esiste l'inverso di elementi solo se questi sono coprimi con n, con il modulo dell'anello. Okay? Se vi torna qualche cosa dall'altra volta. Per chi ha risolto la sfida Alien Out, quella cosa lì. Va bene, arriviamo a RSA. Quindi ci basiamo, RSA basa tutta la sua sicurezza sul fatto che fattorizzare numeri è difficile. Se si scoprisse che non lo fosse, non usate più RSA. Come funziona? Allora, la key generation. Allora, io, che devo generarmi la mia chiave segreta, perché voglio che voi possiate comunicare con me, scelgo due numeri primi, P e Q, grandi, veramente grandi. E non è, scoprire se un numero è primo non è difficile. Scoprire la fattorizzazione di un numero è difficile, ma trovare, capire se un numero è primo non è poi così difficile, almeno probabilisticamente. E scelgo questi due numeri e calcolo n, detto il modulo, come P per Q. Ok? Poi scelgo un altro numero, E, detto è l'esponente pubblico questo, e in questo range, però non è, cioè non serve saperlo, alla fine E o è 3, o è 17, o è 65.537,
ok? Non ci sono tante altre alternative, sono questi tre che sono i numeri standard da utilizzare, possibilmente 65.537, meglio non usare 3, dopo vediamo perché, però l'idea è questa. E calcoliamo l'inverso di E in modulo fi con n. Ok? E fatto questo abbiamo la chiave privata e la chiave pubblica. La chiave pubblica che vi do è E ed n. E la chiave privata è D ed n. Qual è il problema? Che per calcolare D, cioè quello che a voi manca per craccarmi è trovare D. Ma per trovare D avete bisogno di sapere fi con n. E come si fa fi con n? Serve sapere tutti i pi che dividono D, quindi serve sapere la fattorizzazione di n. Tutti i pi che dividono n, quindi serve sapere la fattorizzazione di n. E quindi voi avete n, se riuscite a fattorizzarlo, ok, ma potenzialmente non ci riuscite. Come funziona, come si cifra con RSA? Beh, c'è il messaggio m, si eleva alla e il modulo n. Il risultato me lo date. Come si decifra? Quello che mi avete dato lo elevo alla d e ci faccio di nuovo il modulo n e ritorno alla cosa di prima. Intuitivamente perché funziona? Perché voi mi mandate m alla e in modulo n, io questa cosa la elevo alla d, proprietà delle potenze, qui viene scritto e per d, e e per d, siccome sono uno l'inverso dell'altro in modulo fi con n, questo fa 1, e quindi abbiamo m. M in modulo n, quindi ovviamente m deve essere minore di n, perché se è maggiore allora il modulo ci corrompe il messaggio e non ha più senso. E questo non è banale, perché quindi tipo una chiave con 1024 bit vuol dire che non può cifrare messaggi di 1025 bit, quindi dovete stare in quello lì. Ecco perché di fatto non si usa per mandarci messaggi, perché se volete mandarmi un libro vi servirebbe una frase, una chiave gigantesca che non abbiamo, e quindi è meglio con la chiave RSA decidere la chiave simmetrica e poi cifrare con la chiave simmetrica. Giusto per avere un'idea di quanto sono grandi i numeri, circa così. Questa è una chiave 2048, che è standard. Ci sono anche di 4096, andare oltre un po' da psicopatici. Va bene, quali sono i problemi di RSA? Prima di tutto che è lento, di fatto, cioè dobbiamo elevare un messaggio, che è un numero grande, alla 65.000 e qualcosa, che non è poco, ma ancora peggio, per decifrare dobbiamo elevarlo alla D, quindi immaginate di calcolare anche 3 alla questo numero, insomma. Però c'è una soluzione, che dopo anche vediamo come funziona. Però il problema più importante è che è malleabile. Cosa vuol dire che uno schema crittografico è malleabile? Semplicemente che siamo in grado, senza conoscere il testo, cioè noi siamo IV in mezzo, vediamo il cifrato, siamo in grado di intervenire sul testo cifrato causando una modifica prevedibile del testo originale, una volta che sarà decifrato. Come? Qui un esempio. Prima vi mostro l'esempio, poi torniamo indietro. Se moltiplichiamo un messaggio cifrato x alla e per un numero y alla e che scegliamo noi, proprietà delle potenze, prodotto di due potenze, viene fuori x per y alla e. E quindi quando andranno a decifrare otterranno il messaggio x per y. Quindi io sono in mezzo, non so il risultato, non so il messaggio, però mando il testo che intercetto, lo moltiplico ad esempio per 2 alla e, lo do da decifrare a quell'altro e a quell'altro viene fuori il doppio del messaggio visto come numero. Che se ci pensate, una cosa un po' malata potrebbe essere: io in mezzo intercetto il messaggio, lo modifico, lo rinoltro, la persona riceve il messaggio, che ovviamente non ha senso perché il doppio di un messaggio, chissà cos'è, che schifo viene fuori, questa persona in mezzo dice: oh, mi è arrivata sta roba. Cosa vuol dire? Io che sono in mezzo intercetto quella roba che è arrivata e so che semplicemente era il doppio del messaggio, la divido per 2 e è il messaggio che si stavano mandando. Quindi, volendo. E un'altra cosa più interessante, forse, no, ugualmente interessante, è il teorema cinese del resto, che
vabbè, a parte che è teorema e quindi spaventa tutti quanti, però altro vuol dire che un sistema di equazioni ha soluzione. Punto. Cioè, a grandi linee vuol dire questo. E dice che si riesce a ottenere una soluzione di questo sistema unica in modulo il prodotto dei moduli. Ok? Perché è interessante questo? Perché ne deriva questo attacco, che si dice attacco broadcast. Immaginate di mandare un messaggio, immaginiamo esponente 3 e mandiamo un messaggio a 3 persone. Lo stesso messaggio a 3 persone. Ehi, iscriviti al mio canale YouTube. Ok? E ognuna con la sua chiave privata, con la sua chiave pubblica, per cifrare il messaggio e mandarglielo, usiamo la chiave pubblica, che è il suo modulo N e il suo esponente 3. Ok? Inviamo questi 3 messaggi, che ovviamente saranno messaggi diversi, e chi è in mezzo li intercetta. A quel punto può applicare il teorema a questo sistema di equazioni, dove è lo stesso messaggio alla terza, moduli diversi. Questo sistema ha soluzione unica in modulo N1 per N2 per N3. E quindi riesce a calcolare M alla terza in modulo N1 per N2 per N3. E M alla terza molto probabilmente è più piccolo di N1 per N2 per N3, perché M da solo non può essere più grande di N, e quindi anche M alla terza è più piccolo di quella cosa. E quindi facciamo la radice cubica e abbiamo il messaggio. È giusto per vedere che sono tutta fuffa. Qui ho preparato un esempietto. Ok, non si vede neanche. Ok, sostanzialmente queste sono 3 chiavi pubbliche, 3 moduli. E questi sono, questo è un messaggio cifrato, il primo con la prima chiave, il secondo con la seconda chiave e il terzo con la terza chiave. E cosa facciamo? Beh, applichiamo il, non so se si vede, il CRT, Chinese Remainder Theorem. Intanto alla prima coppia, il primo messaggio col secondo messaggio, il primo modulo col secondo modulo, e otteniamo questo valore, che ancora non ha molto senso. Ora, questo valore con il terzo messaggio, e il primo modulo, ora quel valore lì è unico nel prodotto dei moduli, quindi era C0 per C1 in N0 per N1, ed N1, quindi il modulo è N0 per N1, vabbè, fatica per niente, e modulo questo, e otteniamo quest'altro numero. Che cos'è questo numero? È il messaggio alla terza in modulo N0 per N1 per N2. E a questo punto stampiamo la radice cubica di questo numero. E questo è il messaggio. Ok? Funziona. Va bene. Come si ovvia a questo problema nella vita reale? Con il padding. Ok? Padding, quindi si definisce uno schema rigoroso secondo che tutti i testi che ricevo e che invio devono rispettare. Se mi arriva un testo che non rispetta quello schema, dice no, qui qualcuno ha fatto qualcosa di strano, io questo lo droppo. Quindi, PKCS1 è una famiglia di schemi di padding per RSA che si propone di standardizzare padding. E l'ultimo grido è OAEP, Optimal Asymmetric Encryption Padding, e si tratta di, adesso lo vediamo, è interessante perché aggiunge, oltre a definire uno schema rigoroso secondo cui il messaggio deve arrivare, e aggiunge anche un po' di randomizzazione, un po' di randomicità al messaggio, e quindi non funziona neanche più il CRT, perché tutti i messaggi in realtà sono comunque diversi anche se il messaggio è lo stesso. Ok? Perché avere uno schema definito ci interessa? Ad esempio, immaginiamo che i messaggi devono essere, i messaggi che riceviamo sono il primo bit lo vogliamo 0, poi vogliamo qui il messaggio e poi devi mettermi 101 alla fine. Abbiamo deciso che questo è il padding standard. Non è più malleabile questo schema, perché? Perché se qualcuno fa cose con il testo in mezzo e mi arriva tipo il doppio di questo numero, quella cosa lì che moltiplicava per 2 alla e, beh, il doppio di questo numero è altamente improbabile che abbia ancora tutti uni
in bit in fondo e quindi non rispetta lo schema e quindi quello dall'altra parte non ci prova neanche a decrittarlo. Bene, come funziona OAEP? Perché se ne sente parlare ma poi non, nessuno dice effettivamente come va a finire. Allora, si sceglie IV, Initial Value, a caso, random. Si calcola, ah, questo è un esempio per 2048 bit e stiamo usando come funzione di hash SHA-512, da cui escono 512. Ta-da. Quindi 512, 512, 512 e 512 anche IV, quindi arriviamo a 2048. E facciamo la SHA, facciamo l'hash in generale, del valore random. Di questo valore facciamo un altro hash, di questo valore risultato facciamo un altro hash. Okay? Quindi tutti questi tre hash dipendono dal valore random. Il risultato in XOR col messaggio, ok? In modo tale che se qualcuno riesce a recuperare H1, H2, H3 e li rimette in XOR col messaggio, gli torna fuori il messaggio, ma se qualcuno non è capace, gli arriva solo schifo. E in fondo, cos'è che mettiamo? Mettiamo il valore random in XOR con l'hash di questo messaggio qua, cioè del messaggio XORato con quegli SHA lì. E questo cos'è che genera? Beh, aggiunge casualità perché c'è il random, giustamente, ed è recuperabile da uno che fa le cose corrette, ma viene fuori schifo se qualcosa va storto. Perché? Perché per riottenere il valore random, cioè per decifrare il messaggio ci serve il valore random, da cui calcoliamo gli SHA. Però per ottenere il valore random ci serve la SHA del messaggio. E quindi se qualcuno modifica qualcosa, la SHA del messaggio cambia. E quindi il valore random che otteniamo è diverso da quello originale, e quindi quelle SHA lì sono diverse dal valore originale, e quindi il messaggio non è il messaggio, è un'altra cosa. Ok? Molto bene, e siamo salvi quasi contro tutto grazie al padding, tranne i side channel. I side channel sono attacchi che arrivano dal canale laterale, cioè dal canale fisico, che vanno ad attaccare l'implementazione, cioè com'è che le cose funzionano. E ci ricordiamo che dobbiamo elevare un messaggio al numero gigantesco, fortunatamente in modulo n, e grazie a questo modulo c'è una bellissima proprietà da cui esce un bellissimo algoritmo di come calcolare esponenziali in modulo molto velocemente in tempo logaritmico nella taglia del modulo, e questo algoritmo che qui ho riportato si chiama Square and Multiply. Che cosa fa questa cosa? Ogni iterazione eleva alla seconda un valore, non è completo questo algoritmo, è solo la parte saliente, eleva alla seconda un valore, e se D, cioè la chiave privata, in posizione I, cioè l'iesimo bit di D, è 1, fa anche un prodotto, altrimenti non lo fa. Ma fare un prodotto costa potenza al processore, costa tempo al processore. E infatti se qualcuno va ad analizzare il consumo del processore, che sta decrittando un messaggio RSA, gli viene fuori una cosa del genere. Richiesta di potenza breve vuol dire ha fatto solo uno square. Richiesta di potenza più lunga ha fatto uno square e anche moltiplicato. E avanti, 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 e ricostruisce 0, 1, 1, 0, e ha la chiave privata, perché questa cosa dipende da D. Ok? Va bene, quindi anche dobbiamo sapere anche questo, e come si fa in pratica, si aggiungono apposta disturbi alla rete elettrica, ad esempio, oppure si aggiungono delay in mezzo, casuali, così da rendere anche infeasible questo attacco. Dici time out? 5 minuti di pausa.
Bene, allora ripartiamo dalla prossima classe di problema, considerato difficile, dal quale riusciamo a costruire un altro tipo di schema per la crittografia simmetrica, che è il problema di trovare logaritmi discreti. Allora, il logaritmo, vabbè, è sempre la stessa cosa, qual è l'esponente da dare alla base per ottenere quel valore lì. E il logaritmo discreto è qual è l'esponente da dare alla base, però per ottenere il valore in un certo modulo. E trasformiamo un problema banalissimo, calcolare il logaritmo, in un problema difficile, molto difficile. Tanto difficile che su questo si basano, vabbè, il Gamal forse lo saltiamo per oggi, però di Feynman è come instaurate voi una connessione sicura, come il vostro browser instaura una connessione sicura in HTTPS. Quindi, scambio di chiavi di Feynman. Beh, appena detto che cos'è. Come funziona? Allora, si sceglie un numero primo sicuro, che non vuol dire grande, oltre che grande, vuol dire che π-1, cioè il numero primo è dispari, π-1 diventa pari, diviso 2 torna dispari, sperabilmente. E questo numero qua, π-1 diviso 2, è ancora primo. Ok? O comunque se non è primo è composto da fattori giganteschi. E ricordatevelo questa cosa perché se questo non succede, di Feynman crolla e il problema di fattorizzare, di trovare il logaritmo discreto diventa facilissimo. Ok? Avete π, questo numero primo sicuro. Scegliete un intero, alfa, che in realtà non si sceglie a caso, ma dobbiamo vedere un attimo dopo. E questa è la chiave pubblica, p alfa. E poi come funziona? Beh, si vanno a inventare due altri numeri, dite chiavi effimere di solito, nel senso che lo usate solo per questa volta, ok? E calcolate alfa alla elevato alla chiave effimera modulo p e lo inviate. E quell'altro calcola alfa elevato alla sua chiave effimera, che sarà diversa probabilmente, modulo p e vi riscambiate. Il risultato, quando vi arriva il risultato dall'altra parte, elevate quel risultato lì alla vostra chiave effimera. Quindi con cosa vi ritrovate? Io ho calcolato alfa alla K1 mod P e l'ho inviato di là, poco male. Mi è arrivato un valore che è alfa alla K2 mod p, a questo numero lo elevo alla mia K1, cioè non a alfa da K1, solo la K1. E quindi cosa succede? K2 per K1 qua. E quello dall'altra parte, che gli arriva il mio alfa alla K1, lo eleva alla sua K2 e ritrova questo. E siamo tutti d'accordo che K1 per K2 è uguale a K2 per K1, quindi questi due numeri alla fine sono uguali. Ok? Qui abbiamo un esempio. Scelgono alfa uguale a 3, no, alfa uguale a 2, e Alice sceglie 5, Bob sceglie 12, elevano 2 alla quinta e 2 alla 12 e trovano, uno trova 3 e l'altro trova 7, il modulo è 29 in questo caso, e, che non è un primo sicuro. E calcolano, si scambiano i valori, li rilevano, a uno arriva, a Alice arriva 7, lo eleva alla quinta, a Bob arriva 3, lo eleva alla 12, entrambi si ritrovano con 16. Ok? Quella è la loro chiave privata per quella connessione. Entrambi ce l'hanno, ma chi è in mezzo ha intercettato la comunicazione, riesce solo a vedere alfa alla K1 oppure alfa alla K2 e o alfa alla K2. E come potrebbe fare per attaccare questa cosa? Beh, dovrebbe risolvere il logaritmo discreto per ricavarsi K2 o ricavarsi K1 e elevare l'altro numero alla chiave. Ma fortunatamente il logaritmo discreto è un problema complicato e questa cosa non si riesce a fare. Qui sarebbe un more math, però sarò velocissimo. Definiamo solo cos'è l'ordine di un gruppo, l'ordine di un elemento in un gruppo, che è il numero di volte in cui l'operazione del gruppo va applicata per raggiungere l'identità. Ok?
ok? Tipo, se il gruppo è Z8 con il prodotto e prendo l'elemento 2, lo elevo alla prima, nulla 1, in modulo 8, 2, in modulo, facciamo 7, e 2 alla seconda, in modulo 7, 4, quindi resta 4, alla terza fa 8, in modulo 7 fa 1, che è l'identità, e quindi da lì in poi si ripeterebbe tutto, e quindi l'ordine di 2 è, quante volte l'abbiamo elevato? La terza, quindi 3. Ok? E perché questo è importante? È importante perché in questo modo possiamo scegliere un elemento, vogliamo scegliere un elemento che ha ordine grande, potenzialmente grande tanto quanto la dimensione dell'insieme, la dimensione del gruppo. E perché? Perché se ad esempio 2, il gruppo era Z7, quindi ci sono 7 elementi dentro il gruppo, dentro l'insieme, e però bastava elevarlo fino a 3, la metà, parte bassa della metà, e per fare tutte le combinazioni possibili. E quindi in realtà possiamo, cioè anche se scegliamo un gruppo grandissimo, poi ci sono pochi casi, poche possibilità, e quindi c'è poca scelta per l'attaccante di numeri da brute forzare per trovare il risultato. Quindi in realtà non vogliamo 7, vogliamo ad esempio in Z7 vogliamo 5, che ha un ordine più grande, a 5, alla seconda 25, modulo 7 fa 4, che per 5 di nuovo fa 20, modulo 7 fa 6, e quindi lì continua a girare per un po' prima di tornare all'identità, quindi ha un ordine più grande e bisogna testare più valori per brute forzare. Va bene, un gruppo che ha un elemento, almeno uno, che è il cui ordine vale tanto quanto la taglia dell'insieme, è detto gruppo ciclico. E un gruppo ciclico, beh, il campo primo nostro famoso, con l'operazione di prodotto, quindi l'anello ZP col prodotto, formano un gruppo finito, ovviamente ZP, ciclico. E abeliano vuol dire semplicemente che si può commutare le operazioni. A per B è uguale a B però. E va bene, e da questo arriviamo al problema generalizzato di Diffie-Hellman, quindi se vogliamo il logaritmo discreto generalizzato, che invece di basarci sui numeri interi e le esponenziazioni, ci basiamo sui gruppi e l'operazione di gruppo. Ok? Quindi dato un gruppo di ordine n e un elemento alfa, primitivo vuol dire un elemento che alfa, operazione alfa, chiamiamola per alfa, cioè a seconda di quante volte lo facciamo riusciamo a generare tutti gli elementi dell'insieme in qualche modo, cioè alfa alla terza o alfa alla quinta, cioè qualsiasi elemento c'è nell'insieme riusciamo a crearlo da alfa, e di solito 2 funziona, però non sempre, tipo in Z7 non ha funzionato adesso, e altrimenti 3 funziona. E un altro, ok, dato alfa, il problema è trovare alfa alla x, y, dati alfa alla x e beta, un altro numero, alla y. Ok? Questo è il problema generale, se vogliamo, ovvero passare dai prodotti semplici a l'operazione di gruppo. E quindi faccio felice anche Andrea che dice, ma perché si chiama logaritmo discreto se in realtà poi non facciamo le per, tipo come vediamo tra poco nelle curve ellittiche? Perché in realtà l'operazione ce la siamo solo inventata, era l'operazione di gruppo, possiamo chiamarlo come ci pare. Va bene, come attacchiamo il logaritmo discreto? Dopo vi spiego meglio questa cosa. Come attacchiamo il logaritmo discreto? Brute force, solito vecchio amico, e beh, è dura, cioè sono numeri giganteschi, non finisce ma non in questa vita. E se no, 3 metodi per risolvere il logaritmo discreto, ok, che potete andarvi a spulciare da soli se avete voglia, ma l'idea generale è che hanno complessità pari alla radice del modulo. Okay, quindi passiamo dal modulo alla radice del modulo, che è sublineare, che è un bel incremento. Se abbiamo il modulo che è 2 alla 1024, passiamo a 2 alla 512. Io non avrei voglia di fare 2 alla 512 passaggi col mio computerino qua, però è un bel decremento di complessità. E il Gamal c'è, se avete voglia.
si basa sullo stesso concetto. Arriviamo alle curve ellittiche. Allora, l'ultimo arrivato nella crittografia simmetrica, l'ultimo per modo di dire, in realtà c'è da un bel po' di anni, e si basa sul logaritmo discreto generalizzato, quello che abbiamo appena visto, ed è bellissimo perché fornisce la stessa sicurezza di RSA e di altri sistemi con chiavi estremamente più piccole. Se vi ricordate la tabella all'inizio, per aggiungere 256 bit di sicurezza, quindi che ci tocca brute forceare 2 alla 256 chiavi, RSA aveva bisogno di 15.000 bit di chiave, mentre questo lo fa in 1024, per lo stesso livello di sicurezza. Quindi, insomma. E, allora, cos'è una curva ellittica? Ci arriviamo. Cos'è una curva? Tutti siamo capaci. X e Y, piano cartesiano, si vede il luogo dei punti che rispettano l'equazione, che soddisfano l'equazione. Bene, quella è una circonferenza, questa è un'ellisse, nessuna di queste due è una curva ellittica, questa è una curva ellittica. Ok? È il luogo dei punti, per cui vale y alla seconda uguale x alla terza più ax più b. E, va bene, è bellissima da vedere, però noi lavoriamo in campi finiti, quindi ci dobbiamo mettere un modulo, e quindi si perde quella bellezza lì, diventano solo punti un po' messi a caso. Quindi, una curva ellittica su zp, dove p è primo, è l'insieme dei punti che soddisfano questa equazione assieme a un punto a infinito, che poi vediamo cosa ci serve, un punto che sta all'infinito da qualche parte, e deve valere questa cosa qui, 4a alla terza più 27b alla seconda, non congruo a 0 in modulo p. Perché? Perché se lo fosse vorrebbe dire che possiamo scomporre quel polinomio e quindi si perde tutte le proprietà della sicurezza, si può scomporre, quindi. Va bene, ci serve il gruppo, ok, queste erano solo le curve ellittiche, e ci serve anche un'operazione, in modo un'operazione di gruppo, quindi che sia chiusa e associativa, e dobbiamo scegliere come chiamarla, e abbiamo deciso di chiamarla più, in realtà non ha niente a che fare con una somma, a grandi linee almeno, e quindi l'abbiamo chiamata più perché andava comodo, e la somma di due punti sulla curva ellittica si fa così, ovvero P più Q, si traccia la retta che passa per P e Q, si vede dov'è che interseca il prossimo punto e si riflette dall'altra parte rispetto all'asse X. Okay? E quello lì è R, P più Q. E P più P? Beh, P più P si traccia la tangente, si vede dove colpisce e si riflette. Molto bene. E questo elemento infinito, quindi cosa ci serviva? Ci serve perché è l'elemento neutro rispetto all'operazione di gruppo. P più il punto all'infinito fa ancora P, e P più meno P fa il punto all'infinito. Giusto per vedere, se a P, chi è meno P? È quello riflesso dall'altra parte, perché P più meno P, li sommiamo, dobbiamo tracciare la retta che passa per loro due, e dov'è che interseca nel terzo punto la curva? Da nessuna parte. E quindi da nessuna parte, come gli asintoti non si toccano mai, quindi dove si toccano? All'infinito, quindi punto all'infinito. Ok? E abbiamo anche P, vogliamo trovare meno P, no, abbiamo P, aggiungiamo il punto all'infinito, quindi dobbiamo tracciare la retta che con P passa per P e per il punto all'infinito, quindi una retta verticale, e troviamo P di nuovo. Ok, quindi il problema del logaritmo discreto su curve ellittiche, come lo generalizziamo? Beh, P più P più P più P, un numero D di volte, dove D è segreto, e chi vuole risolvere deve in qualche modo risolvere il logaritmo discreto. A questo mi riferivo, nel senso, è un prodotto scritto così, quindi sarebbe il prodotto discreto, però è un prodotto solo perché noi ci siamo inventati che l'operazione è più. Se l'avessimo scritta per, sarebbe venuto P alla D. Quindi sempre lo stesso problema è. Questo è il classico esempio, si sceglie la curva ellittica E, si sceglie l'elemento primitivo, si calcola la chiave privata da entrambe le parti moltiplicando per un valore la famosa chiave effimera, e ci si scambiano i valori e poi si rifà il prodotto, si ottiene A per B per l'elemento alfa che è andato a generare. Va bene, questo è sì.
Ok, siamo arrivati a un altro argomento. Ci siamo. Che sono le firme digitali. Questo è più short. E perché ci servono anche queste? Beh, perché come firmate i documenti voi, che la vostra firma ci si aspetta sia unica e non imitabile, questo non basta quando si passa nel mondo digitale, perché basterebbe copiare e incollare l'immagine e fine della storia. E allora servono modi sicuri per firmare. Firmare quindi due cose principali ci fornisce la firma. La prima è che una persona può verificare, ehi, effettivamente l'hai fatta tu, questo messaggio, effettivamente l'hai scritto tu. E seconda cosa, la non repudiation. Quindi se io firmo una cosa, poi tutti possono verificare che effettivamente l'ho firmata io. Non posso dire no, questa non è la mia firma, vedi che la ho qui, io la faccio diversa. No. Ok, quindi qual è il concetto? C'è la chiave pubblica e la chiave privata, ovviamente deve essere uno schema simmetrico, perché se è simmetrico, se fosse simmetrico, tutti cioè entrambi potrebbero firmare per la stessa persona, non ha senso. Allora c'è il messaggio X. Lo firmo, adesso vediamo come si fa, e appendo al messaggio la firma S. Lo invio, quello dall'altra parte può verificare, ehi, ma è vero che X firmato con quella chiave là fa S? True, false. Ok, e RSA. Beh, RSA ci regala gratis come fare le firme, perché? Perché c'è la chiave pubblica con l'esponente pubblico E e c'è la chiave privata con l'esponente privato D. E quello che facciamo è cifrare al contrario praticamente. Invece di fare messaggio alla E, facciamo messaggio alla D. Messaggio all'esponente privato. Tanto sto firmando io, che ho la chiave privata, posso farlo. Cosa ottengo? Ottengo messaggio alla D. La gente ancora non è che vede il mio esponente privato perché vorrebbe dire che saprebbe risolvere il logaritmo discreto. No. E però cosa può fare? Ha messaggio alla D. Lo eleva alla E, quindi D per E si cancellano di nuovo e ritorna il messaggio. E quindi verifica in questo modo. E lo schema funziona. E funziona, ma se non usiamo il padding, ancora una volta, non resiste a forgery, cioè a generazione di chiavi a caso. Perché? Perché uno in mezzo può tranquillamente scegliere S, cioè sceglie prima la firma e con la firma sceglie il messaggio. Sceglie prima la firma S, un numero qualsiasi. E dice, guarda, il messaggio è S alla E. E la persona dall'altra parte cos'è che fa? Come funziona la verifica? Uno controlla se il messaggio ed S alla E sono uguali, ma il messaggio è S alla E, quindi per forza. E quindi direbbe, sei tu. Quindi altro motivo in più per usare schemi di padding in cui le cose devono essere rigorosamente fatte in un certo modo. Ok?